ragazzi, allora la scuola è cominciata da diverse settimane. Non a caso oggi vi voglio mostrare due prodottini molto carini della Pelican che sono adatti proprio ai più giovani. Abbiamo qui una confezione di 12 pastelli e una scatola di acquerelli da 22. C'è un motivo particolare per cui io ve li sto mostrando adesso ed è perché ve li voglio regalare. Infatti questi saranno i premi dell'unico vincitore che verrà estratto a sorte nel mio ultimo giveaway. Le regole per partecipare sono sempre le solite, le trovate elencate qui sotto nell'info box. Oltre ad iscrivervi al mio canale YouTube, stavolta però dovrete essere iscritti anche al mio canale Facebook, dove dovrete condividere questo video. Il numero di commenti è infinito, quindi potete veramente commentare quanto volete per avere più possibilità di vincere. Quindi adesso mi accingo ad aprire le confezioni per farvi conoscere meglio i prodotti che ho messo in palio. Cercherò di rovinarli il meno possibile in modo che il vincitore possa riceverli nel modo più integro possibile, non preoccupatevi. Quindi apriamo la scatolina. Eccola qua. Allora abbiamo un giallo, un arancio, un rosso, un color carne, un rosa brillante, un viola, un turchese, un blu scuro, un verde chiaro, un verde scuro, un marrone e un nero. Adesso facciamo una prova su carta, prendo un foglio e vi mostro i colori, giusto per darvi un'idea di come sono fatti. Vedere dalla stesura sul foglio di carta, adesso avvicino così vi faccio vedere meglio. Sono veramente dei colori molto brillanti e poi sono anche delle bellissime tinte, specie i colori freddi, mi piacciono veramente molto. Possono essere adoperati ovviamente per disegnare, ma anche per i lavori di crafting. Passiamo invece agli acquerelli. Questi sono degli acquerelli coprenti composti da una super vaschettona, come potete vedere, di 22 colori. In cialda, una cialdina rotonda, dotata di pennellino. E adesso sono costretta a rompere la confezione per aprire il prodotto e mostrarvi poi i colori contenuti all'interno di questa confezione. È ancora sigillata, quindi devo staccare via lo scotch che poi non preoccupatevi. Riappiccicherò di nuovo sul coperchio per fissarlo, non preoccupatevi. Quindi apriamo la nostra vaschettina e guardiamo i colori contenuti all'interno. Sono veramente molto molto belli. E abbiamo qui un rosso cinabro, un rosso cadmio, un arancione, un giallo cromo, poi un giallo limone, un verde chiaro, poi abbiamo un verde oliva chiaro, un verde scuro, un verde oliva scuro, verde smeraldo, un turchese, magenta, bianco coprente, ocra e color carne. Poi abbiamo un blu di Prussia, un blu cobalto, un blu oltremare, un viola, un color terracotta, grigio e nero. Direi che con questa varietà di colori non è necessario neanche ricorrere alla mescolanza per ottenere determinate tinte perché le troviamo proprio belle e pronte qui nella confezione. Come sapete con gli acquerelli si possono fare veramente tante tante cose, nonostante questo sia un prodotto realizzato esclusivamente per i ragazzi e quindi per uso scolastico, possono essere anche adoperati per altri scopi come per esempio i lavori di crafting e di artigianato. Infatti se vi è capitato qualche volta di seguire i miei tutorial, avrete resi conto che io spesso utilizzo proprio i colori scolastici. Quindi adesso li proviamo insieme e vediamo come sono.
Eccoli, questi sono gli acquerelli stesi su carta, come potete vedere sono abbastanza brillanti, luminosi. Poi ci sono dei colori che sono più pigmentati rispetto agli altri, è il caso del rosso, del giallo cromo, del verde smeraldo e di questi due blu. Gli altri sono un pochino più trasparenti. Sono adatti ovviamente per l'uso scolastico, come vi dicevo, vanno bene anche per i lavori di artigianato, però consentitemi di esprimere una mia opinione in merito. Quando non si sa padroneggiare la tecnica, quando veramente si parte da zero, è chiaro che non siamo dei geni, abbiamo bisogno di esperienza, quindi un po' di esperienza, un po' di pratica si può fare anche con una scatolina del genere, prima di affrontare veramente una spesa importante. Quindi spero che i premi vi siano piaciuti. Adesso lascio asciugare le pastiglie, ripongo i pastelli, li metto da parte per voi e mi raccomando, partecipate numerosi al giveaway. Per tutte le altre novità vi aspetto sui social. Leggete tutte le informazioni qui sotto nel box per partecipare. In bocca al lupo e ci vediamo presto. Ciao!